Bye. Sì? Una parola, città. Dica. Sono del tenere notte. Vorrei dare una piccola intervista. Sì, ma solo quattro domande. Ah, grazie. La prima domanda, che cosa vuole rappresentare con quest'opera? Il mio intimo, profondo cattolicesimo. Profondo cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più stupida di tutta l'Europa. E che cosa ne pensa della morte? In quanto marxista, è una cosa che non considero. Quarta e ultima domanda, che cosa ne pensa del nostro più grande regista Federico Fellini? Ah, egli danza. Danza. Ah, grazie, complimenti, arrivederci. Ehi! Io sono una forza del passato. È una poesia. Il poeta, nella prima parte, parla di certi ruderi che nessuno capisce più, né stile né storia, e di certe orrende costruzioni moderne che tutti capiscono. E poi continua così. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tosculana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopo storia. Mostruoso chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro, più moderno di ogni moderno, a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa? Sì, ho capito molto. Scriva. Lei non ha capito nulla. E sa perché? Perché lei appartiene al ceto medio. È così? Beh, certo. E lei è fiera. Fiera di appartenere all'uomo medio. Ma sa che cos'è un uomo medio? È un mostro, un qualunquista, un razzista, uno schiavista, un conformista. È così che lo vuole il potere. È malata di cuore lei? No, facendo le corna. Peccato, perché se lei mi moriva qua, mi avrebbe fatto un'ottima pubblicità. Tanto lei non esiste. Per il capitale. Lei non esiste. Gli operai esistono solo quando lavorano. E poi, il direttore del suo giornale è anche il produttore del mio film. Addio.